Buonasera a tutti, e questa sera siamo qui per vedere assieme un'altra parte delle avanguardie di cui abbiamo già trattato nelle volte precedenti. Quindi abbiamo alcuni movimenti che rientrano nelle avanguardie dell'inizio del Novecento, sono l'astrattismo, il neoplasticismo e il suprematismo. E, si tratta sempre di movimenti appunto d'avanguardia, quindi quelli legati alle avanguardie storiche, che sorgono agli inizi del XX secolo. Allora, innanzitutto, penso che ne abbiamo già comunque accennato diverse volte, possiamo partire dall'astrattismo lirico, Der Blaue Reiter, che nasce a Monaco di Baviera nel 1911 con il gruppo appunto Der Blaue Reiter, fondato da Kandinsky insieme agli amici Marc e poi si unirà anche Klee. Si chiama astrattismo lirico, differenziandosi da altri astrattismi come l'astrattismo geometrico, e c'è appunto una componente più lirica legata a contenuti di tipo spirituale, di tipo interiore. Le parole Blaue Reiter significano cavaliere azzurro, perché uno dei fondatori, Franz Marc, amava molto i cavalli, Kandinsky invece aveva una grande predilezione per il colore azzurro, per cui unendo insieme questi aspetti, queste passioni, nasce appunto l'idea del cavaliere azzurro. Qui abbiamo un esempio di un dipinto di Franz Marc del 1911, in cui abbiamo appunto dei cavalli azzurri. E uno sfondo invece con colori caldi, quindi arancioni, gialli, rossi, e le forme che non sono ancora astratte, perché il vero e proprio astrattismo nascerà poi successivamente grazie a Kandinsky. Però questo gruppo è già la base di quello che porterà poi allo sviluppo del vero e proprio astrattismo lirico. Quindi la realtà viene raffigurata un po' come facevano gli espressionisti, infatti all'inizio il Cavaliere Azzurro si lega anche ai movimenti espressionisti, e la realtà quindi viene raffigurata con dei colori simbolici, non colori reali. Già il fatto che ci siano dei cavalli azzurri ci fa capire che non rappresentiamo la realtà, ma rappresentiamo qualcosa di simbolico. Chiedo scusa un attimo solo, così spengo. E questi colori così intensi sono appunto dei colori simbolici, per cui per ogni parte del dipinto noi possiamo trovare dei significati simbolici. Per Kandinsky vedremo appunto il colore ha una forte valenza simbolica. Quindi il rosso, che domina sullo sfondo, comunque i toni dell'arancio, del giallo, quindi i toni caldi, richiamano la vita, quindi sensazioni di calore, di positività. Mentre il blu richiama il spirituale, quindi è l'elemento interiore dell'uomo, la parte spirituale, ma anche la parte maschile, secondo l'idea di Kandinsky. Mentre il giallo richiama la terra e il femminile. Quindi ci sono tutte le componenti, sia quella maschile che quella femminile, e l'insieme dei colori ci danno una sensazione di tranquillità e di pace. Anche le forme arrotondate di questi cavalli, le linee curve, come quelle della testa con la criniera oppure delle terga, ci danno l'idea di qualcosa di positivo, di qualcosa di dolce, di armonioso. E gli stessi alberi non sono linee rette, ma linee curve. Astrattismo lirico, dicevamo appunto, e Vassili Kandinsky è il maggiore rappresentante di questo movimento. Vassili Kandinsky è considerato il creatore dell'arte astratta, che è un'arte rivoluzionaria perché per la prima volta, con opere come alcuni cerchi, che vedremo fra poco, non rappresenta la realtà, ma rappresenta semplicemente quello che l'artista vuole raffigurare, rappresenta l'opera stessa, senza nessun altro riferimento. Il percorso però è stato molto graduale perché Kandinsky inizia da temi
da dipinti di tipo figurativo, come ad esempio La vita variopinta del 1907, in cui abbiamo, qui la vedete qui in basso, una scena di genere legata al mondo russo, con figure molto variopinte, e successivamente invece passa a dipinti di stampo più espressionista, con colori dati per ampie pennellate e anche una rappresentazione sintetica della realtà in qualche modo, forme geometriche che trasformano la realtà, che vanno comunque a vedere sotto quello che c'è. Ad esempio la chiesa, gli alberi sono trattati per grandi macchie, ma grandi campiture di colore e in modo sintetico. Kandinsky quindi attraversa varie esperienze artistiche. È stato anche il cane? Allora, all'inizio, come vi dicevo, in Russia comincia con dei dipinti di stampo figurativo, poi quando si trasferisce in Germania parte dall'espressionismo e successivamente arriva all'astrattismo. E quando si trasferisce in Francia, di nuovo il suo stile diventa più libero, assume forme in qualche modo più libere. Quindi ogni artista, comunque lo sappiamo, non ha mai un unico stile, ma attraversa vari momenti, varie fasi e accoglie suggestioni diverse che vengono dalla realtà che lo circonda, quindi dall'esperienza di altri movimenti artistici, dall'incontro con altri artisti innovativi, di solito che spingono gli artisti più moderni a cambiare qualcosa nel proprio stile. Lo stesso avviene per gli artisti delle avanguardie, ci sono continui stimoli che li spingono, li conducono a cambiare qualcosa. Una breve sintesi della vita di Kandinsky, nato a Mosca nel 1866 e esposto a Berlino all'inizio del Novecento con la secessione berlinese, e ha compiuto comunque anche diversi viaggi in Italia, in Olanda e anche in Africa. Quindi comunque un artista viaggiatore che amava essere informato e amava conoscere altre cose. Come vi dicevo prima, ha fondato appunto il Blaue Reiter nel 1911. E poi una parte importante della sua attività, della sua vita, sono legate al Bauhaus, fondato da Walter Gropius, prima a Weimar e successivamente trasferito a Dessau. E, chiede anche e ottiene la cittadinanza tedesca, però purtroppo, come sappiamo, con l'avvento del nazismo, l'esperienza del Bauhaus viene chiusa forzatamente e quindi anche Kandinsky è costretto ad allontanarsi dalla Germania. E si trasferisce quindi a Parigi. Nel 1937, quando i nazisti cominciano a catalogare le opere d'arte secondo i loro gusti, diciamo quindi l'arte del regime, poi l'arte che può essere accettata e quella invece che è considerata arte degenerata, molte opere di Kandinsky vengono giudicate arte degenerata, cioè arte che non corrisponde ai canoni che avevano in mente i nazisti. Per cui ovviamente Kandinsky soffre di questo fatto, però molti altri artisti come lui sono stati coinvolti nello stesso tipo di trattamento. E Kandinsky morirà poi nel 1944. Al Bauhaus che cosa fa Kandinsky esattamente? È direttore del laboratorio di pittura murale ed è anche l'insegnante di teoria della composizione. Quindi ha un ruolo di tutto rilievo per quanto riguarda l'insegnamento. L'opera, forse, non forse neanche la più nota, però comunque la più importante secondo me della carriera artistica di Kandinsky è questo acquerello astratto, che è una piccola opera, quindi un acquerello anche tra l'altro non un'opera ad olio, però è anche significativo perché è proprio quello che determina il passaggio tra un Kandinsky figurativo e un Kandinsky astratto, anche se poi Kandinsky tornerà più volte, diciamo indietro al figurativo, non sarà il passaggio all'astrattismo così netto, così deciso, con un'opera soltanto, perché per molti anni, se andate a vedere magari la mostra Palazzo Rovereello, ci siete già stati, vedete che ci sono molti rimandi figurativi nelle sue opere, anche se diventano quasi
quasi illeggibili in certi casi, però restano elementi come i cavalieri, le montagne, le chiese che ritornano più volte, oppure i navigatori del Volga sulle barche tipiche. Quindi alcuni elementi ritornano più volte nella sua produzione artistica, anche nel periodo in cui Kandinsky si sta sempre di più avvicinando all'astrattismo. Kandinsky scrive anche diverse cose per quanto riguardano la teoria dell'opera d'arte, la teoria riguardante appunto l'astrattismo, e in particolare un libro interessante è Lo spirituale nell'arte, in cui va a analizzare le relazioni che esistono tra i colori, i suoni e le emozioni, per cui entra in gioco proprio anche la musica, non più soltanto la pittura. E come appunto vi dicevo, il primo acquerello astratto è astratto perché non ci sono più riferimenti figurativi. Noi abbiamo astrazione quando ci allontaniamo dalla realtà per rappresentare qualcosa che parte dalla realtà, però allo stesso tempo riesce a discostarsi e a perdere il riferimento diretto a qualcosa di figurativo. Ed essendo appunto astratto non c'è un titolo perché non c'è qualcosa che viene rappresentato, quindi non è un quadro di storia, un quadro mitologico, un quadro religioso, non c'è un titolo che fa riferimento a un elemento concreto. E quindi appunto è il primo acquerello astratto, lo conosciamo così, e è anche noto come senza titolo. Cosa vediamo? Vediamo semplicemente delle macchie di colori che possono anche far pensare al disegno di un bambino, ai bambini che si mettono a scarabocchiare con gli acquerelli nuovi e non riescono a disegnare qualcosa di reale, di figurativo, ma qualcosa di astratto. Ma per gli astrattisti, in particolare per Klee, vedremo fra poco, è importante e interessante proprio l'arte dei bambini, l'arte infantile. Quindi questo aspetto di infantilismo, di riferimento all'arte infantile, non è qualcosa di negativo, anzi è qualcosa di positivo. Nel senso che è una ricerca che fanno questi artisti, una ricerca consapevole. E, comunque sono macchie di colore, segni a penna, che sembrano appunto disposti in modo quasi casuale, però allo stesso tempo riescono a suggerirci delle emozioni, degli stati d'animo, perché per Kandinsky l'astrattismo deve comunque suggerire qualcosa, toccare le nostre corde più profonde, fare riferimento alla nostra sensibilità. Kandinsky inoltre, come vi dicevo poco fa, cerca anche spesso un riferimento, un contatto con la musica. E infatti alcune sue opere, numerose tra l'altro, sono intitolate con titoli che rimandano alla musica, come ad esempio Improvvisazione, che nelle opere musicali lo troviamo spesso. E poi ci sono anche le impressioni, oppure Composizione, vedremo fra poco Composizione numero 8, quindi il riferimento proprio all'arte musicale è molto presente nelle opere di Kandinsky. Quindi le improvvisazioni sono in un certo senso qualcosa di molto istintivo, sono come dei gesti che l'artista compie e mette sulla tela in questo modo colori, forme, senza però voler appunto rappresentare una cosa reale. Ci sono anche qua, vedete, delle macchie, macchie rosse, macchie gialle, alcune linee a tratti neri, a tratti colorate, altre linee che sembrano quasi delle lance, alcune forme che rimandano quasi a delle figure, perché come vi dicevo e come vedete anche nella mostra che c'è qui a Rovigo, il distacco dalla realtà concreta è comunque un processo faticoso e quindi riferimenti in qualche modo figurativi riusciamo sempre a ritrovarli, soprattutto perché anche noi come spettatori cerchiamo sempre un riferimento alla realtà, quindi una somiglianza tra qualcosa di astratto e qualcosa di reale, è anche un fatto nostro proprio di percezione. E in basso, quindi vi facevo notare anche poco fa, queste spesse linee diagonali che rimandano un po' alle lance dei suoi cavalieri, dei primi dipinti. In alto invece ci sono dei segni che sembrano un po' più gestuali, quasi ci fanno pensare a degli ideogrammi, a qualcosa quasi di scrittura.
E poi invece i colori primari che dominano nella parte centrale, quindi l'azzurro, il giallo, il rosso, ma abbiamo anche i verdi, soprattutto sullo sfondo. Quindi anche la composizione può essere strutturata utilizzando i colori, le linee che Kandinsky ha tracciato sulla tela. Da un lato, quindi abbiamo dal basso a sinistra queste linee diagonali che ci danno anche un senso spaziale, perché sembrano andare quasi in profondità. Vedete, partono un po' più larghe e poi quasi come delle frecce puntano verso il centro del dipinto. Il colore comunque, nonostante questi segni neri che creano la composizione iniziale, è la parte più importante dell'opera. Il giallo è al centro e cattura la nostra attenzione. Il rosso invece è un colore legato alla passione, alle emozioni più forti, quindi ci comunica un senso più di emozione, più passionale. L'azzurro invece ci dà un senso di pace, di tranquillità, se noi pensiamo anche ai colori dell'acqua, ai colori del mare, del cielo, sono i colori che calmano, che danno tranquillità. E inoltre i colori caldi sono i colori che tendono ad avvicinarsi a noi in senso percettivo, quindi li percepiamo, di solito vengono messi magari nelle composizioni anche al centro di un dipinto, se ci sono raffigurazioni collegate ad esempio ad abbracci e sentimenti positivi, per sottolineare i gesti d'affetto. I colori freddi invece al contrario si allontanano percettivamente da noi. Quindi vedete che nonostante sia un'opera astratta, ci sono molte possibilità di andare in profondità nella lettura, da un punto di vista compositivo e anche da un punto di vista del colore. E sono gli unici elementi che l'artista deve utilizzare per catturare l'osservatore, per comunicare qualcosa, non più l'interesse legato alla rappresentazione della realtà, ma comunicare toccando le corde della sensibilità. Quindi, per Kandinsky è proprio importante che l'arte arrivi ai nostri sensi, prima attraverso la vista e poi arrivi dentro di noi, nella nostra parte più profonda, toccando le emozioni. E questo appunto è quello che può fare un'opera astratta, perché non c'è l'elemento figurativo che ci distrae da quello che invece è l'elemento della composizione e del colore. Questa è un'altra opera, è rimasto qua sopra per errore il titolo, Improvvisazione numero 26, in realtà è Alcuni cerchi, che vedete 1926 nella didascalia, lo vedete chiaramente, e si trova oggi a New York. Alcuni cerchi, infatti è un titolo molto semplice, fa soltanto riferimento alle figure geometriche che vengono impiegate, non ci sono diciamo forme e colori usati in modo così istintivo, perché in realtà ogni colore viene abbinato precisamente ad un altro colore, perché deve suggerire delle sensazioni, deve darci delle emozioni, soprattutto se è abbinato a delle forme geometriche. Il cerchio, quindi associato al blu, è una figura che ci comunica un senso di leggerezza e anche di serenità. Infatti, se vedete questa grande macchia azzurra, questo cerchio comunque sembra galleggiare, sembra quasi, volendo ritornare al figurativo, una mezzaluna nel cielo. Ma la cosa interessante è che appunto grazie a queste forme così lievi come quelle circolari, Kandinsky riesce a suggerirci una sensazione di leggerezza, quasi delle bolle che volano in cielo. Quindi il soggetto è semplicemente un soggetto astratto, cerchi colorati su un fondo scuro. Lo stile è assolutamente astratto, non c'è in questo caso un riferimento come nell'opera che abbiamo visto prima, Improvvisazione numero 26, in cui potevamo trovare ancora qualche elemento, le lance, i cavalieri. E lo stile quindi appunto è già completamente astratto. Però, nonostante questo, abbiamo dei significati ugualmente, che sono significati però legati alle nostre sensazioni, quindi alla leggerezza, senso di mistero e di serenità. Quindi anche qui mi è rimasto il titolo, scusate, sbagliato. Questa è composizione numero 8, non Alcuni cerchi, composizione numero 8,
del 1923, anche questa. Allora, qui abbiamo una composizione che è appunto un'opera, una delle opere più famose, questa di Kandinsky. Il soggetto, abbiamo delle forme geometriche regolari, come ad esempio i cerchi che abbiamo visto poco fa, altri invece più di invenzione, quindi linee curve, oppure semicerchi, oppure anche delle curve un pochino più lunghe, più ampie. Quindi un insieme di figure geometriche di vario tipo, però sono tutte collocate in modo perfettamente equilibrato, quindi ci danno anche un senso di equilibrio all'interno della composizione stessa. Anche qua non c'è alcun legame con la realtà, al contrario delle prime opere di Kandinsky, e possiamo proprio definirlo il capolavoro dell'astrattismo geometrico, in questo senso. In questo caso Kandinsky si avvicina anche ad alcune esperienze che sono quelle del suprematismo e del costruttivismo russi, perché c'è qualcosa di più geometrizzante rispetto alle forme morbide che abbiamo visto in composizione numero 26. Quindi c'è un maggiore rigore, come appunto nel suprematismo e nel costruttivismo. Questa superficie, in questo modo, grazie al trattamento che le ha dedicato Kandinsky, diventa anche quasi pulsante. È in alcuni punti più tranquilla, in altri diventa molto più dinamica. Questo grazie alle linee utilizzate, i cerchi, le linee rette, le linee diagonali, le forme anche alternativamente più larghe, più strette, come in questi rettangoli. Quindi diventa una sinfonia di forme geometriche, quindi una composizione come sono le composizioni musicali. Mi pareva che in passato, credo che proprio quest'opera di Kandinsky sia stata utilizzata anche per degli esperimenti proprio legati alla musica, quindi è stato possibile ascoltarla in un certo modo attraverso degli esperimenti, non so se fosse attraverso Google o altre applicazioni che l'hanno proprio fatta suonare, rispettando un po' quelli che sono gli elementi che si trovano nella composizione. Allora, da Kandinsky passiamo a Paul Klee, La montagna blu del 1919. Paul Klee condivide con il gruppo del Cavaliere Azzurro l'interesse che aveva anche Kandinsky per la musica e per il disegno infantile, come vi ho detto prima. Quindi, nelle opere di Klee troviamo un processo simile a quello che ha compiuto Kandinsky, cioè il partire da qualcosa di figurativo per sintetizzarlo e astrarlo sempre di più attraverso delle forme geometriche. Non ci sarà mai un vero e proprio completo astrattismo, nel senso che anche nei titoli c'è in Klee di più il riferimento alla realtà, magari a volte anche un riferimento simbolico, evocativo, non diretto, però resta di più questo intento di riferirsi alla realtà concreta. E anche in questo caso il titolo è La montagna blu, e anche se non vediamo una vera e propria montagna, possiamo percepire delle forme geometriche triangolari che fanno riferimento alla montagna, ad esempio. E quindi il monte, le case, eccetera, diventano tutte forme geometriche che si susseguono l'una dopo l'altra, non ci sono degli elementi prospettici che distinguono lo sfondo dal primo piano. Però le varie forme hanno anche colori diversi, che creano dei tasselli colorati, sia nella parte più alta del dipinto che nella parte bassa. L'intento di Klee è quello di cercare di rivelare anche la realtà segreta che sta dentro, nascosta nelle cose reali, nelle cose che noi vediamo, come se l'artista potesse tirarla fuori e mostrarla all'osservatore e fargli capire che esiste questa realtà. Quindi non c'è solo la ricerca di una pura forma, di semplicemente un riferimento al colore, ma anche un aspetto appunto più mistico, più lirico, come appunto quello dell'astrattismo di Klee.
I colori non sono completamente piatti, si possono notare anche delle sfumature e anche i rapporti cromatici tra le varie forme. Ad esempio c'è un contrasto tra i colori caldi che si trovano in alto e invece questo triangolo, diciamo verde acqua, che sta dietro e ci dà un senso anche di profondità, perché c'è uno stacco tra colori più caldi e colori freddi, quindi è un modo per rappresentare la profondità anche se non usiamo la prospettiva. Quindi pur essendo un dipinto astratto, comunque crea un senso di profondità e di distanza tra i vari elementi. Nel 1917 in Olanda viene fondata poi la rivista De Stijl, lo stile. E questa rivista è il punto di partenza per il neoplasticismo. Il significato della parola neoplasticismo è la nuova forma. Ne fanno parte artisti come Mondria, Doesburg, Rietveld, che cercano un nuovo tipo di linguaggio visivo, ma non soltanto per la pittura, ma anche da applicare ad altri aspetti dell'arte, quindi l'architettura e il design in modo particolare. Su cosa si basa questa ricerca? In particolare sulle linee rette e sull'utilizzo di pochi colori, che sono i colori primari, insieme con il bianco e il nero. Qui abbiamo ad esempio un'opera di Theovan Doesburg che ci mostra il passaggio, come abbiamo visto per gli altri artisti, tra il periodo più legato al figurativo e l'astrattismo geometrico. Infatti il soggetto è ancora riconoscibile, si tratta di una mucca e anche se la forma è molto geometrica, vediamo la testa, il collo, gli arti, quelli in primo piano, quelli un po' più sullo sfondo. E ci sono quindi alcuni segmenti, alcune linee che riescono a farci riconoscere le varie parti dell'animale. Quindi, come vi dicevo prima, l'arrivo all'astrattismo non è una cosa così immediata, per gli artisti è stato un passaggio lento e graduale perché non è facile passare da decenni di figurativo all'astrattismo puro. Poi però ci si arriva, quindi siamo a composizione 8, siamo partiti da una mucca e siamo arrivati alla geometria. Quindi gli elementi che componevano la mucca, vedete qua il giallo della testa, ad esempio, sono tutti scomposti. Ed è come, diciamo così, uno spezzatino della mucca che abbiamo visto prima. Tutti gli elementi geometrici che la componevano sono ora disposti sulla tela in modo diverso, secondo un equilibrio geometrico e compositivo che è tipicamente astratto. Il quadrato giallo diventa il punto di aggregazione centrale, quindi gli elementi geometrici girano attorno a questo quadrato e vedete che si differenziano appunto anche per il colore, perché il giallo, insieme a questi pochi elementi rossi, che sono comunque molto più piccoli, è un colore caldo, mentre gli altri sono colori freddi o colori neutri come il grigio. Quindi catturano la nostra attenzione sia visivamente che compositivamente. Nel 1911 invece abbiamo l'esperienza di Mondrian a Parigi, che quando si trova appunto a Parigi riesce a incontrare e conoscere il cubismo ed è un aspetto fondamentale proprio per arrivare all'astrazione, perché attraverso il cubismo c'è questo passaggio dalla realtà alla geometria, come i cubisti avevano sfaccettato la realtà, l'avevano riprodotta attraverso la scomposizione dei piani e poi la ricomposizione, così anche Mondrian parte dal figurativo e arriva sempre di più al geometrico, scomponendo mano a mano la realtà. Si tratta dell'artista più importante per quanto riguarda appunto il neoplasticismo e le forme, in questo caso vedete composizione in blu, siamo nel 1913, le forme sono sempre più scomposte in un reticolo visivo che diventa quasi una scacchiera. I colori però non sono stesi ancora in modo rigoroso, non ci sono solo i colori fondamentali, ma abbiamo
dei colori più sfumati. Alcune forme sono più piccole, si addensano quasi verso il centro e poi invece si diventano più rarefatte, si allontanano maggiormente verso i bordi della tela. Mondrian, Piet Mondrian è nato in Olanda nel 1872, quindi siamo più o meno negli stessi anni, sia per Kandinsky che per Mondrian, siamo comunque tra gli anni 70 e 80 dell'Ottocento. E fino al 1908 la sua opera è più figurativa ed è legata al naturalismo, al simbolismo e all'espressionismo di quegli anni. Poi, tra il 1912 e il 14, c'è proprio questo studio, questo sviluppo del neoplasticismo. Si tratta sempre di astrattismo, anche se prende un nome diverso, perché l'astrattismo è diciamo, il grande contenitore all'interno del quale rientrano molti movimenti dell'inizio del Novecento e poi altri che si svilupperanno più avanti. Nel 1917, come vi dicevo, invece fonda De Stael con Van Doesburg e i principi dell'astrattismo vengono portati poi al design, all'architettura, che come vedremo saranno appunto realizzate secondo i dettami dell'astrattismo. La sua carriera prosegue con l'adesione a un altro movimento, sempre legato all'astrattismo, Astrattion Création, finché poi per sfuggire alla guerra, quindi negli anni immediatamente attorno alla Seconda Guerra Mondiale, Mondrian si trasferisce a Londra e poi successivamente, come gli altri artisti che abbiamo visto, anche all'estero e a New York, in questo caso quindi completamente al di là dell'oceano, il luogo che era all'epoca più sicuro per gli artisti per poter proseguire le proprie ricerche, in quanto tutta l'Europa, sappiamo, era coinvolta dalla guerra. Da dove parte Mondrian? L'abbiamo accennato poco fa, parte appunto dal figurativo. Quindi questa è un'opera del 1909-10, L'albero rosso, è molto figurativo, però c'è, oltre all'influenza del naturalismo, anche un'influenza più espressionista, perché l'albero non è un semplice albero con un prato verde, un fondo di nuvole, ma abbiamo delle linee curve che diventano quasi elementi decorativi e i tocchi di colore sono anche molto espressivi. Però questo albero viene trattato più volte, viene riprodotto più volte da Mondrian e man mano che l'artista procede nella sua ricerca diventa sempre più astratto. Quindi qualche anno dopo arriviamo al melo in fiore, che è già un'intersezione di semplici linee orizzontali, verticali e curve. Resta un po' riconoscibile la parte centrale, quindi il riferimento all'albero l'abbiamo soltanto qua. Successivamente invece abbiamo degli altri elementi nelle parti più laterali dell'opera che sono maggiormente astratti, distaccati dall'aspetto figurativo. Però il Mondrian che probabilmente tutti conosciamo è soprattutto quello della composizione in rosso, blu, giallo. Sono stati fatti anche dei vestiti negli anni 70 su questo stile e ritornano poi a più riprese anche nel Novecento, insomma durante il Novecento. Siamo però nel 1930, quindi Mondrian ha fatto molta strada, ha ragionato molto sulla pittura astratta, sulle sue ricerche e siamo arrivati quindi a composizioni molto più rigorose. Ovviamente ci vuole del tempo per strutturare un certo tipo di percorso. Il titolo stesso dell'opera ci dice semplicemente di quali colori è composta, quindi il rosso, il blu e il giallo che è in minima parte. E poi ci sono delle linee invece nere e degli altri rettangoli bianchi che bilanciano quindi la composizione. Abbiamo un elemento molto pesante dal punto di vista visivo e compositivo che è questo quadrato rosso e dall'altra parte per bilanciare la composizione più segmentata. Ci sono vari rettangoli di vari colori, bianchi, azzurri e gialli. E tutto insieme è in equilibrio. Molto spesso nelle sue opere Mondrian applica il rettangolo aureo, che era stato già utilizzato nell'architettura greca per realizzare i templi. Il rettangolo aureo è un rettangolo che ha delle proporzioni molto precise, basate proprio sulla proporzione aurea.
Quindi c'è un rapporto fra il lato maggiore, come vediamo bene qua sotto, lato più grande, lato maggiore, che possiamo chiamare A, e il lato minore che possiamo chiamare B. Questa proporzione è la stessa che troviamo fra il lato minore e un segmento che otteniamo sottraendo al segmento A stesso dal lato maggiore. Quindi praticamente sarebbe A sta a B, usando proprio la proporzione, e B sta a A meno B. Quindi è una proporzione completamente matematica. A, questa parte, il lato qua sopra che vedete, e B, l'altro più piccolo. Quindi A sta a B e B sta ad A meno B. E il rapporto che si crea tra questi elementi è sempre uguale, 1,618. E utilizzando proprio questa proporzione aurea e il rettangolo aureo, Mondrian compone diverse opere. Allora, le linee orizzontali e verticali, come dicevamo, determinano dei quadrati, come nel caso di quello rosso, oppure dei rettangoli. E il fatto che non ci siano delle linee nere lungo il bordo del dipinto ci fa immaginare che la figura continua, quindi il rettangolo bianco, ad esempio, sembra andare oltre i limiti della tela. Quindi è come se ci fosse un'inquadratura che viene tagliata in qualche modo dal bordo del tavolo. E quindi in qualche modo è come se avessimo un effetto di tridimensionalità nell'opera, perché i colori modificano la percezione delle distanze, i gialli e i rossi soprattutto tendono ad avanzare verso di noi, come vedete nello schema, quindi sono colori caldi, come vi dicevo prima, i colori caldi avanzano verso l'osservatore, e mentre i colori blu, e comunque i colori freddi in generale, sembrano arretrare, per cui l'effetto che fa questo dipinto è quello che vedete schematizzato qua sotto. Rosso e giallo avanzano e il blu invece arretra, mentre i colori neutri come il bianco e il nero restano fermi. Sono colori appunto neutri che non ci danno questo tipo di percezione. Poi vi dicevo che l'astrattismo geometrico è stato utilizzato anche in architettura. E, ad esempio, abbiamo la progettazione di una casa privata fatta da Van Doesburg. E la facciata, come vedete qua sopra, molto geometrica, sembra assolutamente un dipinto di Mondrian, e questa la vediamo in assonometria. Quindi è praticamente uno spaccato della casa e sembra realizzata con semplici pannelli colorati che si intersecano tra di loro con lo stesso tipo di intersezione che troviamo anche nei dipinti di Mondrian. Quindi quegli incroci di linee e di colori che avevamo nei dipinti qua diventano invece muri, pareti, elementi architettonici. Qua vediamo il progetto per l'interno di casa dell'Elite, ad esempio, la prospettiva dell'interno. Vedete come può essere immaginata e poi può essere alla fine anche realizzata una casa in stile neoplastico. Il soffitto quindi non è un unico elemento colorato dello stesso tono, ma ha varie divisioni, varie scansioni, e le stesse cose le vediamo sulle pareti. Elementi di colori diversi, sempre però colori primari e il bianco e il nero. Poi per quanto riguarda invece il design, abbiamo la sedia, la famosa sedia Red and Blue di Rietveld, che è stato un importante designer che ha lavorato anche al Bauhaus. E i diversi colori che Mondrian applicava sulla tela, qui invece vengono applicati ai vari elementi della sedia, quindi lo schienale rosso, la parte della seduta invece è blu, e la struttura portante, un po' come la struttura portante dei dipinti di Mondrian, è nera. E non so quanto comoda sia, perché dal punto di vista ergonomico, diciamo, sì, non è penso molto ergonomica, però è importante anche questa ricerca dell'applicazione delle teorie artistiche a tutti gli aspetti dell'arte, un po' come stavano facendo anche i futuristi, con le ricerche ad esempio dei vestiti futuristi oppure le applicazioni per il teatro, quindi è un concetto di arte totale quello che ritroviamo nell'astrattismo geometrico. Per parlarvi un po' di
Paul Klee, abbiamo alcuni aspetti fondamentali della sua vita. Paul Klee è nato nel 1879 in Svizzera, in una famiglia di musicisti, e quindi vedete che appunto ritorna questo riferimento con la musica. Ha studiato a Monaco e lì ha conosciuto le opere di Cézanne, ma anche di Van Gogh e di Matisse, quindi degli artisti più sperimentatori tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e poi ha conosciuto le esperienze di Kandinsky, di Mack e di Mark, e quindi del Cavaliere Azzurro. Importante per Klee è anche un viaggio compiuto in Africa nel 1914, dove ha avuto proprio il contatto con il colore caldo e intenso dell'Africa del Nord, e che è rimasto costante poi come riferimento nella sua pittura. Dal 1920 anche lui è stato docente presso il Bauhaus, e negli anni successivi, anni 20 e 30, ha fatto diversi viaggi anche in Italia, ad esempio a Ravenna, dove è rimasto colpito ad esempio dai nostri mosaici. Anche lui, per sfuggire al nazismo, poi si è trasferito a Berna e è morto successivamente nel 1940. Quindi sempre anche lui negli anni, intorno agli anni 40. Quindi diciamo che l'esperienza dell'astrattismo degli inizi del Novecento si esaurisce un po' negli anni 40, quando comunque nascono altre tendenze artistiche. Dicevo anche l'interesse per l'arte infantile. In questo dipinto, che si intitola Senecio, abbiamo un quadrato più o meno regolare come elemento costruttivo dell'insieme, perché è la forma del quadro, e in questo quadrato viene innestato un cerchio e poi altri elementi geometrici non completamente regolari, quindi abbiamo dei cerchi, delle ellissi, e con l'insieme di queste figure nasce un volto. Gli occhi, il naso, vedete il collo, quindi forme geometriche molto semplici, sembra quasi un dipinto infantile. La parola Senecio però in latino, Senex, significa anziano, quindi non capiamo se è un disegno infantile di un bambino che rappresenta un anziano o un dipinto di un anziano che ritorna un po' bambino. Quindi c'è anche questo gioco di parole nei dipinti di Klee, che ritorna molto spesso, questo voler suggerire attraverso i titoli un significato, un aspetto che poi noi andiamo ad approfondire e a visualizzare dentro di noi, anche grazie al suggerimento del titolo. Castello e Sole, anche qua vedete il titolo, ci fa immaginare qualcosa a partire dalle figure geometriche, quindi c'è un cerchio rosso, di un rosso un po' tenue, e alcuni elementi geometrici che vanno a delineare la forma di un castello, quadrati, cerchi, triangoli, tutti di colore diverso. E come nei mosaici di Ravenna, quindi abbiamo queste piccole tessere accostate e diventano qualcosa di reale, qualcosa di figurativo. Anche se il riferimento alla realtà è molto lieve, però ritorna spesso in Klee l'elemento del sole, l'elemento delle case o dei castelli. Ad Parnassum, anche quest'opera ha un richiamo con la realtà, quindi c'è una montagna, in questo caso il Parnaso, il luogo delle muse, un soggetto quindi di tipo proprio classico, però la forma triangolare, che potrebbe essere il monte, al contempo potrebbe essere anche una casa, perché se guardate nella parte inferiore dell'opera vedete che c'è una forma che richiama la porta d'ingresso. E quindi ci chiediamo: è una casa? È un monte? E tutto resta nella nostra mente e non abbiamo una conferma nell'opera, nella tela, di quello che noi ci chiediamo. Anche qua abbiamo dei tasselli colorati che sono diventati ancora più piccoli rispetto all'opera precedente e richiamano ancora di più le tesserine del mosaico, ma anche c'è il richiamo all'arte infantile, un po' come disegnerebbe un bambino una casa o un monte, semplicemente con una linea spezzata che delimita un triangolo. Altre esperienze astratte sono anche quelle del raggismo in Russia. Nel 1913 abbiamo ad esempio Larionov e Natalia Goncharova che fondano il raggismo.
Il raggismo risente sia del cubismo che del futurismo, quindi sono delle esperienze che lo precedono temporalmente e che lo influenzano effettivamente. E sono comunque dei movimenti artistici molto interessanti quelli che vengono portati avanti in Russia in quegli anni. E anche gli artisti del raggismo crearono il loro manifesto, come avevano fatto anche i futuristi, e definiscono quelli che sono gli elementi fondamentali del movimento. Il raggismo, ad esempio, cerca delle forme spaziali che possono scaturire dall'intersezione dei raggi riflessi da diversi oggetti. Quindi la parola raggismo fa riferimento a questi raggi che partono dagli oggetti. Vediamo ad esempio un'opera di Larionov, Luci nella strada. I raggi di luce, in questo caso, che partono dalla strada, diventano dei bagliori, delle linee guizzanti. È rappresentate con colori molto vivaci, gialli, arancioni, rossi, che danno movimento all'opera astratta. Quindi in queste opere del raggismo c'è anche un forte senso di movimento. Ad esempio, abbiamo un'altra opera, Gonciarova, il ciclista del 1913. Qui le linee in questo caso ci suggeriscono, come il futurismo, se pensiamo al dinamismo di un footballer, ad esempio, ci suggeriscono il movimento del ciclista. Non abbiamo tanti colori, la ricerca è soprattutto per quanto riguarda il movimento, più che per l'aspetto coloristico, contrariamente invece all'astrattismo geometrico o lirico che abbiamo appena visto. Quindi qua c'è un ritorno di più al figurativo, in questo senso. Però l'esperienza del raggismo si esaurisce abbastanza rapidamente perché dal 1914 Larionov e Gonciarova si dedicano molto al teatro e quindi le loro ricerche vanno soprattutto nella direzione delle scenografie, dei costumi, allontanandosi invece di più dalla pittura. Un'altra esperienza interessante sempre in Russia è quella del suprematismo di Malevich, che viene fondato nel 1915. Vedete, siamo sempre attorno agli anni della Prima Guerra Mondiale, tra l'astrattismo lirico di Kandinsky 1910-11 e 1915 il suprematismo, 13 il raggismo, quindi siamo sempre in questi anni. Poi la Prima Guerra Mondiale è un violento scossone e cambia la direzione delle ricerche artistiche. Dopo la Prima Guerra Mondiale abbiamo il ritorno all'ordine, il ritorno alla figuratività. Composizione non oggettiva è il titolo di quest'opera. E che cosa significa suprematismo? È un riferimento alla supremazia della sensibilità pura nelle arti figurative, cioè è la supremazia della pittura non figurativa sulla pittura naturalistica. Sensibilità pura nel senso che non facciamo più riferimento a qualcosa di reale, ma alla sensibilità. Quindi l'arte non deve più rappresentare qualcosa di reale che viene commissionato dallo Stato oppure dalla Chiesa, quindi temi storici, allegorici o religiosi, ma deve essere svincolata dalla praticità e rivolta invece a una ricerca prettamente formale. Vengono utilizzate da Malevich soltanto forme geometriche bidimensionali, quindi abbiamo il quadrato, la linea retta, dei rettangoli più o meno allungati, in alcuni casi sembrano anche sovrapporsi gli uni agli altri. Ma non ci sono mai riferimenti oggettivi, mai riferimenti alla realtà naturale. E come vedete anche qua i colori sono pochi, non abbondano, non ci sono sfumature, ma le tinte sono stese in modo piatto, non ci sono sfumature appunto graduali che passano da un colore ad un altro. E Malevich è stato anche molto sostenuto comunque dal governo sovietico. E ha avuto importanti incarichi anche per quanto riguarda l'insegnamento e ha conosciuto anche successivamente l'esperienza del Bauhaus. L'astrazione di Malevich arriva anche più oltre rispetto a quella di Kandinsky, perché arriviamo addirittura a un semplice quadrato rosso sul fondo bianco. Quindi non soltanto non c'è riferimento alla realtà, ma qui diciamo, si perde anche la composizione di varie forme geometriche, c'è cioè semplicemente un unico quadrato di colore.
E poi, oltre al quadrato rosso su fondo bianco, abbiamo anche il quadrato nero su fondo bianco e il passaggio successivo finale è il quadrato bianco su fondo bianco. Quindi è proprio una ricerca di astrazione estrema, arrivando a utilizzare pochissimi colori e alla fine un unico colore. Altra esperienza del costruttivismo è quella di Vladimir Tatlin, che viene anche questa ispirata dal cubismo e dal futurismo. Il costruttivismo, quindi, è un'arte, in questo caso, che vuole costruire qualcosa socialmente e politicamente utile, quindi c'è la ricerca di qualcosa di più aderente alla realtà, di più costruttivo, appunto. E questo è il modello poi mai realizzato per il monumento alla Terza Internazionale Socialista, quindi siamo 1919-1920, poco dopo la rivoluzione russa del 1917, nasce quindi la Repubblica Sovietica e il costruttivismo vuole essere l'arte che porta avanti l'idea della rivoluzione russa e c'è anche un legame molto forte, o almeno che si vuole creare, con l'industria che in Russia sta nascendo e sta esplodendo in quegli anni. E quindi c'è anche la volontà di costruire questo monumento. E però appunto non viene mai realizzato, ma doveva essere un po' il simbolo della rivoluzione comunista. Quindi una forma che si avvita su se stessa, che cresce nello spazio, che sale a celebrare l'importanza della rivoluzione. Era quindi prevista una reale torre alta ben 400 metri che doveva essere curvata secondo un andamento a spirale e poi era previsto anche un cubo, vedete all'interno si riescono a leggere queste figure, un cubo, una piramide e una sfera, realizzati invece in vetro e rotanti, quindi un'opera non soltanto di scultura ma anche di ingegneria, che chiamava in causa vari elementi, varie forze e vari aspetti ingegneristici. All'interno ci sarebbe stata appunto l'Internazionale Socialista, quindi l'Associazione Internazionale dei Lavoratori che lottavano per la rivoluzione russa contro il capitalismo. Quindi era un progetto molto ambizioso che poi invece per mancanza di fondi, di materie prime, è stato interrotto, però resta il modello che oggi si trova a Stoccolma. Un accenno anche alla scultura con Anton Pevsner, che con il fratello Nahum Gabo è stato appunto per la scultura l'esponente del costruttivismo per quanto riguarda le ricerche rivolte alla terza dimensione, quindi alla realizzazione di opere tridimensionali. Qua abbiamo una serie di forme che sono curve e si aprono nello spazio. Se guardate nel basamento si nota di più, vedete che il basamento è curvo. Quindi anche le forme che partono dal basamento si curvano nello spazio e si intersecano le une nelle altre. Quindi sono dei piani curvi che si compenetrano. L'ultimo aspetto per quanto riguarda il costruttivismo è quello del manifesto di propaganda. Siamo appunto negli anni dopo la rivoluzione russa, quindi è molto importante la propaganda sociale e politica per portare avanti la rivoluzione per appoggiarla e questo ad esempio è il poster per il film Corazzata Potëmkin di Ezinski. Il film voleva celebrare il ruolo dei marinai di questa celebre corazzata durante la rivoluzione russa e i due cannoni della corazzata sembrano pronti alla lotta, sembrano pronti per essere rivolti contro lo zar. Abbiamo quindi degli elementi di fotografia perché c'è un'immagine fotografica di un marinaio in primo piano e poi sullo sfondo questi due cannoni minacciosi che vengono verso di noi e che in questo periodo non sono proprio il massimo se pensiamo che sono russi, però notiamo insomma le varie tendenze insomma, dell'arte russa.
Sappiamo bene che non bisogna mai fare revisionismo storico, perché in questo periodo di guerra abbiamo assistito anche alla censura di aspetti artistici, ad esempio anche di conferenze che erano previste su autori russi. Quindi, è sempre molto delicato parlare di qualcosa quando ci coinvolge da vicino in senso negativo, però l'arte deve essere sempre trattata come tale. Quindi è importante che non venga mai demonizzata né l'arte figurativa né la letteratura o il teatro quando ci sono dei conflitti, perché il rischio è sempre quello della distruzione delle opere d'arte, che avviene molto spesso durante i conflitti, non solo perché vengono bombardate o distrutte da eventi bellici, ma perché spesso sono prese di mira anche per questa volontà di distruggere ciò che è collegato al nemico. Pensiamo ad esempio anche ai monumenti equestri che venivano distrutti nell'antichità perché erano il simbolo di un sovrano che veniva abbattuto, o di altre opere che erano collegate al potere. Ad esempio anche in Francia l'abbazia di Cluny è stata distrutta durante la rivoluzione perché era simbolo del potere politico del re. Quindi ricordiamoci sempre che l'arte deve essere al di sopra e al di là di tutti gli eventi contemporanei e deve essere letta come tale, come testimonianza del tempo, dell'epoca, e non deve essere coinvolta dai fatti storici contingenti. E, qui ho terminato la presentazione, abbiamo visto un po' tutti gli aspetti dell'astrattismo nelle sue varie forme, nelle sue varie espressioni. Se avete qualche domanda sono comunque a disposizione. Chiudo.